Benvenuti sul canale Discovering, io sono Matteo. Oggi voglio presentarvi uno dei piatti che più mi ha colpito nel viaggio in Messico che abbiamo fatto circa 2 anni fa a Cancun. Oggi quello che voglio prepararvi è il burrito a base di pollo con una base di salsa di guacamole. Allora, per la salsa di guacamole abbiamo bisogno di un pomodoro maturo, 2 avocado, anche questi molto importanti, devono essere molto maturi, un lime, mezza cipolla e si dovrebbe utilizzare un classico peperoncino messicano, ma in questo caso preferisco utilizzare un peperoncino dolce per la preparazione, è molto piccante perché a me non piace. E per quanto riguarda invece la preparazione del burrito, abbiamo il pollo con un peperone verde, un peperone rosso, dei fagioli e del formaggio cheddar che ho trovato qua in sottilette, purtroppo, ma se preferite trovate del formaggio cheddar è molto meglio. Per quanto riguarda le tortiglia, ho preso queste qua già fatte, poi magari se vi interessa potete lasciarlo nei commenti, vi farò vedere anche come si preparano le tortiglie fatte in casa. Abbiamo le spezie che sono il sale, pepe nero, tabasco, la paprika e della salsa di pomodoro. Bene, ora passiamo alla preparazione della nostra salsa alla guacamole, quindi prendiamo la nostra cipolla e cominciamo a tritarla molto finemente. Mettiamo il tutto in una bacinella, dopodiché prendiamo il pomodoro, tagliamo a metà, con l'aiuto di un cucchiaio lo priviamo dei semi all'interno della polpa. Stesso procedimento, quindi tagliamo a striscioline il pomodoro e andiamo a tagliarlo a quadrettini molto piccoli. Lo aggiungiamo alla cipolla. Dopodiché, stesso procedimento, andiamo anche a farlo per quanto riguarda il peperoncino verde. Quindi lo priviamo dei semi in modo che non risulti troppo piccante, tagliamo a strisce e andiamo a tagliarlo a quadrettini piccolini. E questa qua è la base per la nostra salsa. Andiamo a prendere il nostro avocado, tagliamo a metà. Questa è un'operazione molto facile, basta girarlo, come vedete viene via subito. Con un cucchiaio andiamo a prendere la polpa e andiamo a tagliarlo a quadretti. Fa niente se vi risulteranno quadretti piccoli o grossi, poco importa, perché tanto dopo con la forchetta andremo a schiacciare il tutto. Lo aggiungiamo al nostro trito che abbiamo preparato e con una forchetta cominciamo a schiacciarlo. Una volta che abbiamo mischiato tutti i nostri ingredienti, quindi ha preso la consistenza di una crema, tagliamo la metà del lime e andiamo a spremerlo all'interno. Mescoliamo un po' e la salsa è pronta. Mi raccomando di andarla a salare la salsa solo al momento che dovete servirlo, perché altrimenti il sale potrebbe annerirvi l'avocado. Procediamo ora con il preparare la carne per il nostro burrito. Quindi prendiamo una metà del petto di pollo, tagliamo a metà, lo tagliamo a fette molto spesse, lo andiamo a mettere in una bacinella e andiamo ad aggiungere la paprika, poi un pizzico di sale, del pepe nero e un goccio di olio che servirà per andare ad amalgamare tutte le spezie. Ora giriamo in modo che facciamo insaporire bene la carne e lasciamo riposare. Procediamo ora con il taglio del peperone. Togliamo i semi, la parte bianca interno, e lo andiamo a tagliare a listarelle.
Stesso procedimento lo faremo per il peperone verde. Prendiamo ora la cipolla, andiamo a fare un trito. Non deve risultare un trito troppo fine, ecco, perché poi si deve vedere, si deve anche sentire la cipolla. E a questo punto ci ritroviamo con la nostra cipolla, i peperoni, i fagioli, i petti di pollo che abbiamo fatto insaporire. Ora procediamo con la cottura del pollo, quindi un goccio di olio di semi, e andiamo a friggere le nostre fette. Dovranno rosolare molto bene, perché la cottura, anche se all'interno vi potrebbe capitare che risulti crudo, il pollo non fa niente, perché poi lo andremo a terminare in una seconda fase. Quindi facciamo dorare bene il pollo, andiamo a tagliarlo a strisce e andiamo a formare dei cubetti. Poi dopo le dimensioni, non so, decidetele voi. A me piace molto sentire i pezzi di pollo, quindi se preferite farli più piccoli, più grandi, quello sta a vostro gusto. Ora in una pentola aggiungiamo sempre un goccino di olio di semi, andiamo a far soffriggere la nostra cipolla e aggiungiamo i peperoni. Lasciamo cuocere per all'incirca un 10 minuti in modo che si ammorbidiscono bene i peperoni, andiamo a salarli. Una volta che abbiamo raggiunto metà cottura dei peperoni, andiamo ad aggiungere i quadretti di pollo che abbiamo fatto in precedenza. Mettiamo la nostra salsa di pomodoro. Ora prendiamo i fagioli, aggiungiamo i nostri fagioli, aggiustiamo di sale se ce n'è bisogno, copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere circa una decina di minuti. Aggiungiamo del tabasco per dargli un po' di piccantezza, poi va in base ai vostri gusti se lo volete più piccante o meno piccante. In una padella antiaderente andremo a scaldare le nostre tortilla. Ora possiamo comporre il nostro burrito. Quindi avremo la nostra salsa guacamole, il pollo e il formaggio cheddar. Prendiamo il nostro pollo, lo mettiamo al centro, aggiungiamo un po' della nostra salsa guacamole. Consiglio di non farlo troppo ripieno perché poi si fa molta fatica a chiuderlo. Mettiamo il formaggio. Chiudiamo in questo modo il burrito, così sotto non scappa tutto il ripieno, e lo andiamo ad avvolgere. E il nostro burrito è pronto. Tagliamo a metà. E andiamo ora a fare la nostra degustazione. Possiamo mangiare il nostro burrito. Super. Anche tu?